Bene, buongiorno a tutti. Oggi l'argomento è un argomento un po' particolare, è la meditazione. È particolare naturalmente in maniera ironica, lo dicevo, ma non tanto alle volte in maniera ironica, perché facciamo commenti sui grandi insegnamenti, sui grandi temi della nostra vita, della pratica, del buddismo, e non sempre ci soffermiamo a considerare la meditazione, non come pratica, quello lo facciamo spesso, ma proprio come considerazione, no? La meditazione la consideriamo attraverso le parole dei sutra. Questa mattina abbiamo recitato l'Aramita Shingyo, cioè il sutra del cuore, che fa parte della raccolta estesa della Prajna Paramita, centinaia di volumi, e il sutra del cuore ci espone, certo, l'essenza del buddismo, e quindi dello Zen, e contemporaneamente anche l'essenza della meditazione, quello che noi chiamiamo Zazen. C'è sempre questa diatriba tra chi dice no, lo Zazen non è meditazione, meditare significa bla 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 bla, e altri che invece continuano a considerare lo Zazen meditazione. Dovremmo chiarirci su questo punto, ma l'importante è, quando parliamo, intenderci su questo, no? Perché chiarire cosa sia la meditazione o chiarire esattamente cosa sia lo Zazen è una questione di esperienza, fa parte della condizione dell'esperienza, non dell'intelletto. Ma l'importante è intenderci. No? Io nel libro che uscirà a settembre, anzi, che si intitola proprio La meditazione, cos'è la meditazione, cerco di spiegare, di far comprendere che di fatto possiamo chiamare meditazione qualsiasi pratica, e se usiamo la parola anche lì pratica dovremmo intenderci. Per meditazione possiamo dire tecnica, ma manteniamo la parola pratica, che è un po' più vasta, è meno tecnica, appunto, no? È meno restrittiva. Quindi la meditazione è una pratica che comprende l'aspetto corporeo, quasi sempre. Non sempre, ci sono meditazioni che non si occupano del corpo, e non ha importanza il corpo in che condizione sia, ma la maggioranza delle meditazioni parte dal corpo, dall'assetto posturale, dalla condizione, e così, e così, e così. Perché? Perché, insomma, non abbiamo bisogno di scomodare gli antichi patriarchi per apprendere questo, scomodiamo i nostri buoni, no? Scienziati, i nostri studiosi, chi si occupa delle neuroscienze, chi si occupa della psicologia del profondo, e così via. Perché se il nostro corpo ha una condizione ottimale di benessere, e quindi nello stesso tempo, quando manteniamo una postura particolare, il sistema nervoso lavora in un modo adatto ad una condizione meditativa, qualunque essa sia, che sia spirituale, ascetica, o che sia semplicemente per farsi passare il mal di testa. Quindi l'aspetto posturale, l'aspetto fisico, è importante nella meditazione, va tenuta in considerazione. Ci sono alcune meditazioni, dicevo prima, che non comprendono questo, perché mettono in atto forze, energie mentali, psichiche o intellettuali o riflessive talmente forti che fanno a meno dell'aiuto del corpo, dell'allineamento del corpo, delle condizioni migliori per un corpo. Noi sappiamo che quando il corpo è stanco, la nostra mente è stanca. Sicuramente può essere il contrario, ma è molto più facile che quando noi siamo affaticati il nostro pensiero diventi faticoso. Ecco che allora occorre che il corpo sia in una determinata condizione perché la nostra mente non sia affaticata, no? E tutti gli aspetti del nostro sistema nervoso, del nostro sistema chimico, no? Neuronale, e di connessioni e di tutto quello che conosciamo entra nella meditazione, possa essere nella condizione migliore. Poi, pur avendo il corpo privato dal riposo, dalla condizione ottimale della postura, quindi tutti storti e quindi il corpo non produce condizioni adatte, no? Alla meditazione, se la nostra meditazione è molto forte a livello o intellettuale o a livello speculativo o ad altri livelli, sicuramente sopperisce questo, ma di solito l'unione di queste due cose è pratica di meditazione, nello Zen per esempio lo è. Quindi meditazione è un aspetto corporeo particolare, non sempre ma principalmente, che aiuti una condizione della nostra mente. E detto mente è detto tutto, è detto connessioni del nostro cervello neuronali, è detto connessioni inconsce profonde, è detto connessioni consce, insomma con la parola mente raccogliamo in questo sacco, come direbbe Wineng, della nostra mente raccogliamo tutti i vari aspetti. Questa è la meditazione. Quindi io posso meditare per avere un pensiero migliore, positivo, come si diceva, no? E allora assetto il mio corpo, preparo il mio corpo, lo tengo, no? In allenamento, perché seduto in tranquillità non crei tensione, quindi ci vuole un po' di tempo, e poi inizio una pratica che non so quale sia, ma sicuramente c'è, ce ne sono migliaia, una pratica meditativa che riguarda appunto la mia mente, no? Quindi corpo e mente. Per mente entra anche gli stati di coscienza, entra anche tutto questo naturalmente, però a seconda di dove si mette l'accento la meditazione si indirizza. Se la mia meditazione è per aiutare a purificare i miei reni, per esempio, sicuramente la postura corporea sarà importante, addirittura ci saranno posture particolari come ci sono gli esercizi fisici, no? Se si limita solo ad un esercizio fisico difficilmente la possiamo chiamare meditazione, che anche Kinhin, la meditazione camminata, riguarda il corpo ma poi riguarda la nostra mente, o non mente qualcuno direbbe, ma quella viene dopo, ahimè, venisse prima saremmo tutti diversi. Quindi se faccio una meditazione per i miei reni sto in una postura, magari ripeto può essere particolare, che facilita la depurazione, e poi lavoro energeticamente, no? E concettualmente, con pensiero, intellettualmente, mentalmente a seconda, no? Su qualcosa che lavora sui miei reni, no? La mindfulness o tante altre meditazioni, tante altre pratiche hanno meditazioni mirate, no? Per alcune cose. Ci sono meditazioni proprio per questo, perché? Perché i reni sono ingiuriati da una certa condizione della nostra mente, come ben sappiamo, no? Da quello che nel buddismo si chiamano per esempio i tre veleni. Per cui se io lavoro su questi, e quindi ho meditazioni, è pieno il buddismo di meditazioni sui tre veleni, la rabbia, no? L'odio, l'invidia, così sinteticamente espresse, è molto più complesso di questi sentimenti, ma ci sono meditazioni che lavorano su questo, e lavorando su questo il mio corpo, i miei reni, no? aiuteranno sicuramente una buona depurazione e ne favorirà. Questa è una meditazione, anche se non entro in campo spirituale. Quindi c'è meditazione infinite, poi ci sono meditazioni invece quelle che entrano in campo spirituale. Nel buddismo, per esempio, no? Nel cristianesimo, nell'Islam, tutte le grandi pratiche, tutte le grandi religioni hanno le loro meditazioni. Ma come la verità non è proprietà di nessuno, così la meditazione non è proprietà di nessuno, ma non intendo né del buddismo né del cristianesimo, non è proprietà di nessuna mente e di nessuno spirito. Per cui meditazione è avere il corpo accordato con la nostra mente su un progetto, si direbbe oggi, cioè su un'intenzione, su una pratica. Questa è meditazione. Potrebbe non centrare assolutamente la via spirituale. Quindi non pensiamo che meditazione sia, ma meditazione vuol dire meditare sui massimi sistemi dello spirito o dell'universo. Non è così. Anche quando diciamo nello Zazen non c'è soggetto, no? E quindi non è una meditazione, perché io non mi siedo a lavorare sui tre veleni, non mi siedo a lavorare sugli insegnamenti, no? Sto semplicemente silente, no? Lo Zazen, Shinkantasa, è la meditazione silente. Anche quando dico questo e nego che la si possa chiamare meditazione, di fatto io uso il corpo, come dicevo prima, quindi come nella meditazione, e nello Zen è ben importante usarlo in quel modo. Quindi ho una pratica ben precisa, no? Con diverse varianti, ma è ben precisa. Stare seduto, gambe incrociate, o anche se è su una sedia, in una certa postura, la schiena dritta, il collo, il mento, perché tutto questo favorisce una condizione, no? mentale particolare, che gli antichi forse sapevano intuitivamente, empiricamente, e che oggi noi sappiamo scientificamente. Quindi abbiamo una tecnica, signori, non possiamo uscire da questa. E quando ci sediamo inevitabilmente con l'intenzione di ritrovare la nostra vera natura, perché se no non ci siederemmo. Quando saremo seduti, la meditazione, o chiamiamolo Zazen, se non volete chiamarlo meditazione, ma di fatto è una meditazione, quando siamo seduti, la tecnica di non correre dietro ai pensieri, di non rifiutarli, di non avere un soggetto, di non essere un oggetto, insomma tutto quello che sappiamo per chi pratica, che sa la condizione di Zazen, di fatto noi entriamo in quella condizione o si produce quella condizione. Quindi questa è meditazione, anche se vogliamo chiamarla non meditazione. In più non è assolutamente offensivo dire che Zazen è una meditazione, anzi, no? È riconoscere ciò che c'è di riconoscere, ciò che è da riconoscere, no? C'è la postura di un corpo che è ben precisa e fa parte delle tecniche meditative. C'è un'intenzione, anche se poi la meditazione stessa ci farà abbandonare questa intenzione, entreremo in una condizione diversa, ma c'è un'intenzione per cui ci sediamo, se no nessuno verrebbe qui a fare Zazen e nessuno avrebbe iniziato Zazen, fosse anche l'intenzione di aiutare tutti gli esseri con i voti che facciamo ogni mattina, più intenzione di quella. E quindi c'è un'intenzione, come in qualsiasi meditazione. C'è. In più, quando siamo all'interno, c'è uno stato mentale particolare, che non è lo stato mentale. Certo, è il nostro originario, e quindi dovremmo dire quello normale. Lo stato particolare, ahimè, è quello che viviamo fuori dalla condizione, no? Ma di fatto, quando siamo seduti in Zazen, la nostra mente si libera dai condizionamenti, si libera dagli attaccamenti, si libera dall'idea di condizionamenti e dall'idea di attaccamenti. Cioè c'è tutto un processo mentale che accade seduti in Zazen, perché non siamo seduti come scimmie, qualsiasi cosa accada va benissimo. No? Non voglio offendere le scimmie, per carità. Diciamo come un marmo, che il marmo non si offende perché è la sua natura stare così, no? Quindi non siamo seduti come una statua di marmo e qualsiasi cosa accada, tanto siamo indifferenti a tutto. Non è questo il processo dello Zazen che tutti i patriarchi ci descrivono. Quindi quando siamo all'interno di Zazen, quando siamo in Zazen, accade tutto questo. E tutto questo è un processo della nostra mente. Quindi è una meditazione. Detto questo, voglio leggervi questo. Questa mattina la qualità della meditazione era il nulla. Il vuoto totale di tempo e spazio. Ora capite che il vuoto totale di tempo e spazio accade nella nostra mente, nel nostro essere. Allarghiamo, no? Appunto lo spazio e usciamo solo anche dall'idea, no? Per quanto vasta della nostra mente, è qualcosa che si produce quando questa mattina seduti in meditazione. La qualità della meditazione era il nulla, no? Il nulla inteso come Ku, come vuoto, che non vuol dire nulla ovviamente, no? Lo sappiamo, non tutti lo sanno, significa impermanenza, insostanzialità di qualcosa, come il fumo. No? Quando vediamo uscire il fumo dall'incenso che si alza, il primo momento può sembrare abbia una sua sostanza, no? Grigia, spessa, profumata, quasi densa per alcuni incensi. Poi appena si alza di qualche 10 centimetri oltre, no? Il senco, oltre lo stick dell'incenso, non c'è più. E dove è andata? Nulla si crea, nulla si distrugge, può essere vero, può essere no. Fatto sta che non è sparita, no? Non ha più quella sostanzialità, no? Nominale che noi chiamiamo fumo, ma è ancora. Quindi nulla, vuoto, Ku, significa insostanzialità, non significa nulla. Perché quel fumo non è diventato nulla, naturalmente, no? È scomposto in aria e in particelle, insomma, chimiche ben precise e così via, no? È dato di fatto e non un'idea né il paradosso di contrasti e speculazioni, che quando pratico il tempo e lo spazio non esistono. Sappiamo bene, no? Tutti dicono, vabbè, lo so anch'io che tanto tempo e spazio, come il tempio, sono creati da, dagli uomini, no? Sappiamo bene come si misura il tempo, sappiamo bene come si misura lo spazio. Sì, ma nella nostra mente invece non è così. Lo crea l'uomo, il tempo e lo spazio, e lo modella a sua immagine e somiglianza, perché ognuno di noi ha un'idea di tempo e spazio che va benissimo, ci serve, no? per vivere, fa parte della nostra natura di esseri umani misurare spazio e tempo, ma non fa parte per forza della nostra natura essere condizionati dal tempo e dallo spazio. Questo che cosa vuol dire? Non abbiamo tempo soltanto per l'elenco, una per tutti, l'ansia della prestazione, l'ansia del fare, no? Determinata da una nostra idea di tempo e di spazio. Quindi seduti in Zazen, tempo e spazio nella nostra condizione, che non è l'immobilità del corpo ma è quella della mente che non si muove, e per muoversi vuol dire che lascia che tutto accada, e quindi non crea né tempo né spazio, perché non va da un pensiero all'altro volutamente, dove si crea un tempo e uno spazio, no? E quindi è un dato di fatto e non un'idea. Cioè non è l'idea, non c'è più spazio e tempo. Questa idea la stiamo dicendo adesso, ne sto parlando adesso, questa è un'idea, è un concetto, ma esperirla è lo Zazen. Si trova questo strano vuoto quando la radice di tutti i problemi si inaridisce. Cioè si entra in questa condizione, quindi è una meditazione, si entra in questa condizione quando i problemi, no? La radice, il nostro ego, il nostro io, quello che misura tutto, si inaridisce, cioè non produce più i suoi frutti in Zazen. Questa radice è il pensiero che divide e mantiene. È attraverso il pensare, è attraverso il pensiero che noi nominiamo la realtà, come dicevamo prima. La realtà nominale è nominata da che cosa? Dal nostro pensare. Io penso il tempo, io penso lo spazio, io penso che una persona sia simpatica, io penso che sia antipatica, io penso che ho ragione, io penso che ho sempre torto, io penso che non stanno le cose così, cioè il pensiero determina, il pensiero attinge al nostro profondo io. Non voglio entrare in termini psicanalitici o psicologici, io rimango con i termini buddisti che raggruppa, racchiude e a cui sottostanno tutti questi concetti di psicologia del profondo. Quindi, quando io parlo e dico il mio io, è un mondo immenso, naturalmente. Quindi questa radice è il pensiero. Attingo al mio io, questo mondo intenso, e formulo il mio giudizio. Il mio giudizio formula il mio pensare e il mio determinare la realtà, nominare la realtà. Da questo ne ricevo poi il feedback che torna indietro sotto stati emozionali, sotto stati emotivi, che a sua volta determinano una azione, no? Meno la mia mente è abituata allo Zazen, continuiamo a usare termini buddisti di Zen, e più ci sarà questo feedback veloce, come giocare a ping pong, no? Avete visto quanto è veloce, quasi non si vede la pallina, di attività nominale di realtà nominale, di stati emozionali, di feedback, di reattività e così via, un continuo rilanciare la pallina e non si ferma mai, quindi continuo, no? Quando uno dice una cosa, immediatamente, ancora prima, la mente veloce, ce ne sono tante, ancora prima hanno già dato le risposte, no? E quasi sempre non sono quelle corrette, ovviamente, perché non hanno una mente meditante, no? Quando si dice meditaci un po', cioè calmare, entrare in Zazen, lasciare andare, creare questo nulla, lasciare inaridire questo io reattivo che forma il nostro io, quello che sono io, quello che dico io, quello che penso io, quello che è giusto, quello che è sbagliato, tutto questo. Quindi stop. Più si pratica Zazen e più si avrà da una parte una estrema lucidità di quello che accade, perché non è filtrato dal solo mio sentire, no? E dall'altra anche, potremmo dire in termini diversi, una pragmaticità della realtà. Quindi questa radice è il pensiero che divide e mantiene vivo il mio io. Questo non vuol dire non pensare, naturalmente, ovvio, no? Ma produrre un pensiero non reattivo, calmo, tranquillo. Ma un pensiero non reattivo non vuol dire che uno prima di parlare, no? Come alcuni proverbi cinesi dicono, deve lasciar passare, no? I 100 draghi, si dice in un proverbio cinese, perché 100 draghi, siccome si dice che passi un drago all'anno, quindi dice prima di parlare, di rispondere, cioè non rispondere mai, non è questa la condizione, no? Puoi essere anche velocissimo a rispondere, ma è una questione di ego, di io, di reattività a quello che è il feedback della visione della realtà. Nella meditazione la mente si svuota effettivamente del passato. Sebbene io possa usare il passato come pensiero, naturalmente, perché io posso pensare quello che è successo ieri ed è grazie alla mia esperienza che posso vivere, posso sapere che questo è di legno e quindi non metto la teiera bollente, se no si brucia, quindi è data dal pensiero di ieri, dall'esperienza di ieri. Ma benché io usi questo, lo devo usare in forma completamente nuova. E questa è la difficoltà, questo è quello che ci aiuta e che ci dà lo Zazen. Nella meditazione la mente si svuota effettivamente del passato, sebbene possa usare anche il passato nel mio pensiero. Perciò la mente tocca ciò che è senza tempo. Questa è la meditazione nello Zazen. Si può descrivere così, naturalmente si può descrivere in tanti altri modi, ma è importante comprendere che meditazione è mantenere il corpo in una certa condizione favorevole alla meditazione che stiamo facendo. Per lo Zazen meditazione vuol dire il corpo nella meditazione che ben sappiamo, che sia su una sedia o che sia a terra o che sia in condizione camminata, come quella di Kinhin, la meditazione camminata, e mantenere la mente in una certa condizione, non di volizione, quindi non è una condizione volitiva, tener ferma la mente in quella condizione, ma è comunque una condizione particolare, da quando andiamo a comprare un chilo di pane oppure anche a tagliare l'orto, a meno che per comprare un chilo di pane e per tagliare le verdure dell'orto io non stia dentro una condizione particolare, no? Del nostro corpo, del nostro atteggiamento e anche della nostra mente. Allora è lì che tutto si può trasformare per lo Zen, no? In Zazen. Se no, è soltanto tagliare la verdura o fare la spesa al supermercato.